Ben ritrovati amici di Barba e Capelli. Dopo la puntata di inizio stagione della settimana scorsa al Palapanini, ci siamo riappropriati della nostra bottega per parlare ancora di pallavolo nella settimana che ci accompagna ad un evento importante e significativo per due ragioni. Innanzitutto, la riapertura del Palapanini è un'idea che di un lento ritorno alla normalità, e poi c'è ovviamente anche l'aspetto agonistico, cioè gara 2, gara di ritorno di una semifinale di Supercoppa tra Modena e Perugia. Modena ha perso la prima partita 3-0, ma sarà sicuramente un test importante anche in vista dell'inizio del campionato del 27, sempre a Modena contro Monza. Parleremo di tutti questi argomenti legati al volley con il nuovo capitano di Modena Volley, che è Mike Christensen, che saluto e do il benvenuto al nostro programma. Ciao Mike, tutto bene? Tutto bene, Tutto bello, grazie. pettinato. Noi purtroppo non abbiamo ancora il barbiere, quindi ti sei organizzato da solo. Bravo. Insieme a Maika, Wikipedia, sono andato a leggere la Wikipedia, lo definisce un grande competente di pallavolo, allenatore di volley benemerito, ex pallavolista italiano, palleggiatore, aggiungo io, che ha debuttato in Serie A a 14 anni, il professor Paolino Guidetti. Buonasera, Buonasera. ci siamo, no? Sì, ci Benemerito, siamo. benemerito Beh, per... allenatore benemerito, dopo tanti anni che abbiamo Mi sembra allenato. anche giusto, no? Sì. E che continua ad allenare, no? Sì, Tra mille difficoltà. allenare le ragazzine, il gruppo sportivo Pallavolo Casalgrande di Reggio. È un bel gruppo. Un bel E noi gruppo. stanno essendo una buona società. Beh, certamente con un maestro come il professor Guidetti non possono che crescere bene. Maika, come stai? Mi hai detto che stai bene. Ti volevo innanzitutto chiedere una breve analisi di quella che è stata la partita di domenica a Perugia. Si è vista Modena a tratti bene, all'altezza della situazione, poi qualche pausa che ha poi alla fine compromesso il risultato. Un 3-0 forse un po' troppo severo nei vostri confronti. Sì, sul tavolino il 3-0 3-0. non dice tutta la storia della partita. Mi sa che eravamo lì per i primi due set almeno, soprattutto il primo, che non abbia finito bene. E noi dobbiamo sicuramente imparare da quello, però siamo ancora vivi e siamo ancora positivi di mantenere questo livello e anche Si crescere può per questa dare un domenica. senso alla partita di domenica. Modena comunque deve vincere da 3 punti, quindi 3-0-3-1, per poi giocarsi al Golden Set l'eventuale accesso alla finale, che non sarà più l'Arena di Verona, ma sarà, credo, sempre a Verona. Ma credo che questo abbia un significato relativo, cioè per voi è importante in questo periodo, diciamo, sistemarvi, riuscire ad arrivare bene per il campionato, no? Sì, è molto importante, è un periodo un po' strano per noi che non siamo stati in un buonissimo salute per questo periodo di preparazione, però siamo in campo, adesso scendiamo in campo e andiamo per vincere. Nell'analisi della partita di domenica, volevo sentire anche il professor Guidetti. L'ho guardata Sì, bene, bene. da quando mi ha detto che Sì. dovevo venire, l'ho guardata Sì, bene. bene. E devo dire quella roba qua. Il Perugia non è il Perugia dell'anno scorso. Loro pensano di essersi rinforzati, non si sono rinforzati. Anzi. E loro, secondo me, la Panini, Siamo stanno ancora guardando. alla Panini, no? Ecco, Quindi per me la giù, Panini, ci ha sta, capito? si capisce, sì. Chiamiamola Leo Shores, ha Va bene. capito? Loro non si sono ancora resi conto che c'è pochissimo in questo momento tra loro e il Perugia. Cioè, secondo me cioè, il primo set, il secondo arbitro il primo set ha fatto della roba da matti, andare a fischiare in una finale un fallo di Sul posizione. 23 pari, Sì, se non ha capito, si sbaglio. vede che aveva un attacco di coronavirus, ha capito, per fare una roba del genere. Allora. Ecco, non si fa con i bambini, ha capito, ma Serie A ad altissimo livello, una finale, è proprio rovinare un set. L'altra cosa da dire è che mi sono piaciuti tantissimo quest'anno, la squadra è più squadra rispetto all'anno scorso. C'è un leader che è lui, riconosciuto. L'anno scorso c'erano i personaggi che tecnicamente erano più forti, ma non c'era un leader in campo. Ognuno
ognuno l'anno scorso si sentiva più leader e non stava sotto agli altri leader. Quindi trovo un equilibrio. E la squadra è molto più equilibrata, è molto più equilibrata. Poi dovranno trovare dal punto di vista tecnico, poiché soprattutto i posti 4 e l'opposto non hanno una forza eccezionale in attacco, tipo quello che ha il cubano. Sì, Leon. E Leon, sì. Ha capito? Dovranno un po' cercare un po' di limitare, soprattutto quando ci sono per il collo con palloni attaccati a rete o palla scontata, di non prendere delle murate oppure cacciare delle palle fuori quando sono palloni che li devono giocare con più pazienza. È un'analisi positiva, no? Sei d'accordo con quello che ha detto? Sì, sì, sono d'accordo. Al di là che ti riconosca come leader indiscusso di questa squadra, solo perché sei il capitano. No, ma è veramente un onore anche sentire queste parole da uno competente, da uno come così, sì. Quindi io faccio il mio meglio per portare la squadra avanti, per vincere, anche di dimenticare delle cose che dobbiamo ricordare per imparare, però dobbiamo lasciare per andare avanti. Io ho detto, non c'è molta differenza, no? Non c'è molta differenza. Soprattutto all'inizio dell'anno, dove siamo una nuova squadra e non ci conoscono tantissimo. Sì. Quello è un vantaggio per noi e noi siamo molto positivi per questa domenica. Sì, il 6 febbraio di quest'anno tu hai firmato un rinnovo di 3 anni del contratto con Modena. E c'era un altro mondo, un'altra situazione, c'era una Coppa CEV forse da vincere, c'era un playoff da affrontare forse con un Kubiak in più, era tutta un'altra roba. E nella settimana scorsa è stato ospite da noi il tuo agente Luca Novi, sentiamo che cosa ha detto a proposito del tuo rinnovo, poi dopo torniamo in studio. Mike veniva da un rinnovo contrattuale praticamente appena fatto, e quindi tutti i meccanismi mentali per i quali che lo avevano portato a decidere di rimanere erano rimasti intatti, no? C'era una differenza ovviamente rispetto a quanto preventivato, a quanto concordato, una differenza economica sulla quale lui evidentemente ha ragionato e, guardando le cose in prospettiva, ha comunque deciso di rimanere. Ha deciso di rimanere, ha fatto le sue considerazioni, non hai avuto nemmeno ripensamenti nei 6 mesi successivi. Tu avresti potuto anche fare altre scelte, no? Sei un giocatore di livello internazionale assoluto, quindi potevi anche trovare altre soluzioni. Forse sì, forse no, però per me è stata una scelta abbastanza facile di rimanere e ringrazio anche la società di fare questa decisione un po' più semplice per me. Mi trovo molto bene qua e sono molto contento. Ma quando sei tornato in America temevi di non vedere più certi tuoi compagni di squadra, visto che insomma dopo, nei mesi successivi, Anderson, Holt, sì. Zaitsev, Bednorz forse era già l'unico che aveva già un'idea precisa, vista la proposta irrinunciabile che ha avuto da Kazan? Sì, era un momento molto strano, però c'erano delle cose più importanti, posso dire che ho capito che la società, i nostri giocatori, eravamo in un momento di difficoltà della squadra e del mondo di pallavolo, però c'era qualcosa anche più importante che ci ho pensato di quello e abbiamo fatto quello che dovevamo fare in quel momento. Però sicuramente è difficile a non parlare, di non neanche salutare i nostri compagni di squadra dell'anno scorso. Sì, la prima volta che tu giochi, tu hai 27 anni, questa è la tua sesta stagione in Italia, diciamo che è la prima volta che non parti in una squadra favorita o comunque che questo forse, no? Credo che lo forse, dici. Forse sì, forse no, no? Sì, è un inizio di stagione un po', diciamo, più diverso rispetto agli anni scorsi. Comunque a me piace anche essere in questo ruolo qua, di essere un po' sottovalutato, di non essere favoriti, perché secondo me facciamo delle belle sorprese quest'anno e lavoriamo tantissimo per
essere molto fastidiosi. Senta, però non è la prima volta che la Panini, come la chiamiamo noi. Non parte, diciamo, in pole position. Siamo stati abituati bene in questi anni, però nella lunga storia di questo club ci sono stati anche momenti in cui, per tutta una serie di ragioni, la squadra non era da scudetto, no? Secondo lei a livello ambientale questo si patirà un po', visto che siamo stati abituati così bene in questi anni, oppure fondamentalmente poi la gente ha capito, perché poi c'era un'altra alternativa molto dolorosa di un'eventuale non iscrizione di moda nel campionato, vista la situazione che si era creata in giro? No, il pubblico modenese ama sostenere chi combatte e ce la mette tutta. E questo è assodato. Ecco, soffre meno, soffre di più, che dovrebbe essere un fenomeno, e invece fa delle figure barbine, come è successo con qualche giocatore. E allora ci viene... Anche recentemente. Molto recentemente. Ha capito. E il pubblico modenese è fatto così, li sosterrà, gli vorrà bene. Anzi, io le posso dire che non lo sapevo, che a Casagrande molti dei ragazzi che ci danno una mano, eccetera, molti hanno già l'abbonamento da tempo, vengono a vedere, capito? Quindi loro sono curiosi, hanno fatto una buona squadra con quello che c'era a disposizione. Certo. Perché c'è una lotta bestiale. Diciamo, mantenere Mike è già stato un segnale importante, poi c'è un altro fuori classe che è Brennikov, che è sicuramente molto utile. Ma io Mike lo capisco, perché io come giocatore ero così. Come Mike. Cioè, quando eravamo in allenamento, ha capito, io avevo dei miei compagni che erano più forti di me. Sì. Uno di questi era Antonio Barone, quello che è stato compianto, presidente, boh. È stato compianto, anche era il marito della Pedrini, di Katia. E quando giocavamo, ha capito, ci giocavamo alla Coca-Cola finale, ed io, ha capito, prendevo sempre con me, facevamo i 3-3, prendevo sempre due compagni che non erano fra i più forti, ha capito. E mi intestavo e perdevo sempre la Coca-Cola, finché quella volta, poi alla fine, sono riuscito a vincere anch'io. Okay. Ha capito? Quindi io lo capisco, dice, tutti si danno più scarsi sulla carta, però adesso vediamo. Perché poi la pallavolo è fatta di tante cosine, ha capito? Ad esempio, loro ci hanno messo dentro adesso un giocatore che ha un'ottima ricezione, quindi è già un bel equilibrio. A quell'altro che sale, io non conosco come riceve il tedesco che hanno preso. Ha ricevuto abbastanza bene Domenico Arrizzo, no? In quella partita, sì. Ecco, bravo, voglio vedere se riceve bene in generale, hai capito? Sì. Ad esempio, il serbo, che è Petric, è buono in attacco, in ricezione non è il suo fondamentale, ma se non gli lasciano molto spazio, lui la gestisce bene. Diciamo che quindi dovevano loro un po'... quest'anno in ricezione sono più forti che l'anno scorso. Perché l'anno scorso Anderson non era uno specialista, che ha giocato più da opposto, ha capito? E ogni tanto non subiva, ma si giocava la palla alta. E l'altro, che era, avevate l'altro polacco. Polacco, anche lui non era mica un fenomeno in ricezione. Vabbè, quindi diciamo un giudizio positivo, confortante. Certo. No? C'è un bel equilibrio. Allora, siamo tornati nella nostra bottega, avrete notato che manca il titolare di questo negozio, che è Marco, che ci ha voluto mandare questo saluto. Arriva. Caro Paolo, credevi di esserti sbarazzato di me, ma ti sei scordato che sono io il titolare del negozio di barba e capelli. Comunque, la mia assenza è stata per motivi di salute. Ora sto molto meglio e quindi sono di nuovo in pista. Siamo nati insieme nel 1990 e insieme dovremo continuare. Vorrei ringraziare tutti gli amici dei vari spot che si sono sottoposti alla mia professione, portando a loro spesso molta fortuna. Un abbraccio a tutti, a presto, Marco.
Grande Marco, lo salutiamo, no? Però lei è un suo affezionato cliente. Sì, ciao Marco, avevo aspettato a tosarmi, hai capito? Ma anche Mike ha chiesto subito il barbiere dove sei? D'altro canto i distanziamenti, poi si è fermato un attimo nel bosco, come vedete sta bene, e speriamo di trovarlo presto, se avete pazienza noi ci fermiamo un attimo e riprendiamo la nostra chiacchierata. Un attacco. Eccoci nuovamente in trasmissione, la grande pallavolo protagonista Barba e Capelli. Siamo con Maika Christensen e il professor Guidetti. Dopo, essendo la nostra una bottega di un barbiere, si alternerà un cliente. E volevo chiedere a Maika i 6 mesi di lockdown. Cosa hai fatto in questi 6 mesi? Tu eri alle Hawaii, a casa tua, no? Quindi uno dà l'idea che si stia comunque bene, no? E abbiamo anche qualche fotografia, credo, che di quel periodo. Come sì. Sono stati quei 6 mesi e cosa hai fatto? Ti sei allenato? Hai fatto la spesa? Facevi le torte? Che... È stato un periodo in cui che non sono mai stato alle Hawaii per questo tempo in 10 anni, quindi per stare con la mia famiglia, con i miei genitori, sì. Siamo riusciti ad andare a fare trekking e... anche senza il figlio, che erano i nonni lì, quindi no, è stato un periodo bello per noi, sempre abbastanza chiuso alle Hawaii, però con la mia famiglia è stato abbastanza bello. Ho lavorato anche tanto, ogni giorno, dei pesi, dei tanti. Anche cose. In questo modo, no? Anche in questo modo. Facendo il giardiniere. Facciamo lavorare anche il piccolo. E diciamo che non è mai successa una pausa così lunga, tu sei un giocatore di livello mondiale, quindi giochi in nazionale, giochi nel club, quindi praticamente la pallavolo per te era da 10 mesi all'anno, quindi immagino un po' di smarrimento anche in un periodo del genere. Sì, sì, non è successo mai nella mia carriera professionale, diciamo, quindi mai più di due settimane libere, quindi... Nemmeno quella di tornare nel tuo club a metà luglio, perché tu sei già ancora da 2 mesi, di solito a luglio siete impegnati, avresti dovuto giocare, disputare le Olimpiadi in quel periodo lì, invece eri mestamente a Modena a cercare di capire cosa sarebbe successo. Tu hai fiducia per il futuro, qual è la tua idea un po' su questa situazione generale? Del mondo dici? Io ho sempre fiducia, anche se le cose non vanno bene, per me è sempre bello, sempre meglio essere positivo, fare quello che posso fare quello che posso controllare e poi per tutto il resto avere fiducia, avere la speranza che tutto va bene. E non sono molto preoccupato delle cose che non posso controllare. Certo. E come sta a casa Guidetti? Tutto bene? Sì, guarda. Adriano sta bene? Adriano sta bene. Coltiva sempre i suoi fiori? Sì, fiori. Adriano, diciamo, è il fratello più grande che ha allenato anche lui la Panini, Sassuolo, in altri tempi, però sono testimoni importanti di quel periodo. Più Giovanni a Istanbul. Ettore, è in Svezia? Sì, mio figlio è in Svezia e non fa solo nazionale svedese femminile, ma fa anche il club Svezia. Quindi lavora a tempo pieno, comincia già con le ragazzine di 16 anni, le porta avanti. È felice perché gli vogliono bene. Ecco, come lui è ritornato in Italia, perché anche se prende 20-30 mila dollari in meno, qua gli vogliono bene. Invece magari da altre parti, sempre in Italia, dove prendeva magari di più, non gli volevano bene come adesso. E i giocatori vanno dove si trovano e li vogliono bene. Sì, diciamo che a volte è un po' sbagliato pensare che i giocatori pensino solamente al loro stipendio, al loro ingaggio, per carità di Dio, è importantissimo per tutti, no? Però ci sono anche aspetti che ha sottolineato anche Mike, a volte decisivi, determinanti. Stare bene in un posto dove ti vogliono bene, dove riesci anche a fare bene la tua professione. Credo che sia un po' questo il discorso, certo, no? Certo. Poi avrai tempo, adesso hai 27 anni, sei nel pieno della carriera, 27 anni siamo, diciamo... Sì, è nel massimo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. No, la settimana scorsa è stato con noi, oltre a Luca Novi, anche il presidente della Lega Volley maschile, Massimo Righi, e ci ha detto qualcosa a proposito del vaccino e la domanda era: ma tu pensi che quest'anno... ci sarà sempre un pubblico parziale, un numero parziale di spettatori, oppure
c'è un minimo di fiducia. Sentiamo che cosa ha detto a proposito dei vaccini il presidente della Lega Volley, Massimo Righi. Sicuramente a gennaio ci sarà il vaccino, poi le quantità di vaccino che arrivano in Italia, le modalità di distribuzione, tutto il resto non si sanno ancora, però a gennaio sicuramente un vaccino arriverà in Italia, per cui se noi diamo per scontato che magari a febbraio, a marzo arriverà il vaccino comunque in larga scala, insomma è veramente una stagione complicata, ma finirà. Speriamo che abbia ragione, no? Guarda, ieri sera ho seguito una trasmissione su Rai 3 interessantissima con dei professori di altissimo livello che parlavano del vaccino. Il virus, da quel che ho capito, non è mica tanto facile, è un po' rognoso. E secondo me è più facile, come stanno facendo, di trovare il sistema di neutralizzarlo. È più facile che troviamo un sistema ancora più facile di come l'influenza, ha capito, anche se uno non faceva il vaccino una volta, ma c'era il sistema di combatterla. E vediamo, navighiamo tutti ovviamente a vista. E voi vi sottoponete a un tampone, mi pare settimanale adesso, settimanale, no? Settimanale. Sì. Quindi diciamo un totale controllo, un investimento, una spesa necessaria per il club, per tutelare la vostra salute, per poter tutelare anche tutte le persone che vi stanno intorno. Quindi diciamo siete ormai entrati in questo ordine di idee, siete abituati ormai a questa cosa. Sì, e dobbiamo abituarci in questo modo che vogliamo giocare con i tifosi anche, quindi facciamo tutto che possiamo. Senti, ma domenica a Perugia che sensazioni avevi legata al pubblico? No? C'erano, mi pare, solo 620 paganti, nel senso che lì c'è stata una prevendita libera, non legata agli abbonati che non credo abbiano, ma comunque non era come a Modena. Questa è una fotografia del distanziamento e di un pubblico che non ci sono trombe, non ci sono altri aggeggi per fare confusione, insomma, un pubblico quasi teatrale, sembra di essere a teatro, no? Sì. Com'è giocare in questa situazione? Era un po' strano, era soprattutto a Perugia che fanno spesso un casino. Sì. Ci hanno provato, però è molto difficile con i numeri bassi, anche con la mascherina sopra la bocca, è un po' più difficile, però si sente anche l'amore di pallavolo, l'amore di essere lì, di supportare la sua squadra, quindi è importante. Un po' più di casino forse lo farà Modena domenica, sì, no? Sono sicuro. Non abbiamo i dati definitivi, però già l'idea di un migliaio di biglietti venduti per i 2.200 abbonati è già un'idea precisa di quella che è la voglia. D'altro canto, dopo sei mesi, una città così appassionata come Modena ha voglia di vedere la propria squadra, al di là dei valori, al di là di tutto, cioè il fatto di ricominciare, no? Credo che sia la cosa più importante per voi, per l'ambiente e anche per la società che in questi sei mesi ha dovuto combattere contro tanti nemici, no? Per poter, riuscendo poi a fare una squadra, diciamo, di buon livello. Allora, adesso abbiamo una domanda per te, una domanda che arriva da Filippo Marelli, che fa parte sempre di questa grande squadra di TRC, che si dedica con passione e competenza alla pallavolo. Sentiamo che cosa ha da dirci Filippo Marelli. Buonasera Paolo e buonasera ai tuoi ospiti. Siccome io ero certo di non essere all'altezza del professor Paolino Guidetti di Hermes Ferrari, ho trovato un aiutante per fare una domanda a Mike, una persona che credo lo conosca bene. È qui, adesso lo vedete, Dragan Stankovic. Insieme hanno vinto anche uno scudetto alla Lube, hanno giocato un pochino di tempo insieme. Allora, Dragan, tra l'altro, prima partita perfetta, zero errori, Maica lo ha fatto sudare, lo ha fatto attaccare tanto, diventerà uno dei terminali offensivi, numero uno di questa squadra, probabilmente Stankovic. Allora, a Maica cosa gli vuoi chiedere? Allora, io interessa a me, ma penso che interessa anche i miei compagni di squadra, che visto che sei capitano per prima volta quest'anno, la squadra interessa dove ci porti per la prima vittoria.
Ecco, mi sembra una domanda tecnica veramente di altissimo profilo. Allora, questa è la domanda per Maika Christensen, al quale insomma io avrei voluto chiedere proprio qual è il suo ruolo da capitano, quindi possiamo allargare la considerazione di Stanković e poi proprio chiedere il ruolo che può avere Dragan Stanković, sia da un punto di vista di numero di punti, perché appunto ha attaccato tanto, forse come non gli era sempre capitato in passato, e anche la personalità di un giocatore come lui e come Maika Christensen, che devono essere insieme a Nema Petric, insomma, un po' i leader di questa squadra. Ho fatto un po' di considerazioni anche tecniche, ma la domanda di Dragan è: dove li porterai dopo la prima vittoria? Quindi si presuppone che, essendo tuo capitano, dovrai pagare una cena. Guarda, o un cinema, qualcosa. Il signore Stanković è stato il mio capitano alla Lumbe, non mi ricordo bene, ah, sì? Che ci ha portato a qualche e di partite ne avete vinte. Comunque, non è bello andare a McDonald's, quindi siamo atleti, quindi all'Osteria del Pozzo, ragazzi, dopo speriamo la prima. Speriamo già questa domenica. O anche sì, la prossima con Monza. Ah, Stanković un po' non ha mai pagato una cena, di no, partite ne avete vinte questo, tante lì, no? Non dico questo, ma sto scherzando. Poi avete avuto un bel rapporto, vi siete ritrovati quest'anno, come ha detto Filippo, l'hai fatto lavorare domenica. Lui tra l'altro ha risposto direi in maniera eccellente, in servizio, a muro, in attacco. Sì, è un giocatore ovviamente molto completo, anche in allenamento fa tante difese, fa i muri, ha fatto qualche ace anche, è un giocatore molto stabile per la sua carriera, tutta la sua carriera, è molto, c'ho tantissima fiducia in lui e continuiamo a crescere insieme. Vuoi aggiungere qualcosa alle considerazioni di Marelli? No, ha ragione. Lui l'ho visto giocare, qui dopo lui mi è servito anche, non lo sa, ma come modello corretto per il pivot, per palleggiare in pivot, eccetera. Lui serve molto, capito? Mm-hmm. Ma Stanković mi ha impressionato, forse perché ultimamente ne aveva davanti tanti dei giocatori che, quando era anche alla Lube, appena facevano un errore, capito, venivano giù. Ma mi ha impressionato, non pensavo fosse così forte, fosse veramente forte. In attacco è incredibile, ha delle angolature che, se continuano a murare uno contro uno, con lui non ce la cavano mica. O si mettono a murare aiutandolo a read, ma vedo che nessuno fa il read fatto bene, giocano un po' all'imbambita, uno di qua e uno di là, e speriamo il bene, ha capito? Ecco, speriamo che ricevano male. Ho capito, Senta, ma lei ha già allenato giocatori americani nella sua lunga carriera? Ma ho capito, prima ho fatto due chiacchiere, siamo mezzi parenti. Ah, siete anche parenti? Questo è uno scherzo. Perché il primo giocatore americano che è venuto in Italia, che io avevo provato, si chiamava Ponamà, e gli ho chiesto, era un hawaiano, mi è venuto in medico, tu sei un hawaiano, Ponamà, ma io pensavo che lui non lo conoscesse. Magari stiamo parlando di che anni qua? Ma stiamo parlando di Ero Mantova negli anni 80. Allora, lui mi ha detto che suo figlio di Ponamà adesso è in nazionale, Ponamà. È in nazionale americana. Sì, sì, è un grande amico con noi e anche con la mia famiglia. Hawaii è un piccolo paese, quindi una piccola più comunità. O meno sì. Più o meno ci conosciamo tutti. Sarebbe bello tutti andarci a vivere ogni tanto, no, le Hawaii. Mi piacerebbe andare alle Hawaii, ma a me ma piace, no, Modena anche molto lì, no? Sto bene a Modena nella sua tenuta da sistemare, sì, con troppo voglia di andare a Hawaii. E quindi, oltre a Ponamà, poi dopo ne ha allenati anche altri. Beh, va bene, ho allenato Barty, Sanders, ho allenato 4, quali sono gli americani aspetti positivi e anche negativi degli americani? Ma io degli negativi non ne vedo mica tanti. Positivi hanno che loro, dal punto di vista tecnico, sono avanti. Tanto. Cioè lui, ad esempio, adesso è capitano, ha capito, ma lui può dire qualcosa anche dal punto di vista tecnico, anche se tecnicamente non si può correggere niente quando uno ha già i fondamentali già pronti, ha capito, ma anche dal punto di vista, ha capito, delle condizioni della squadra, eccetera, lui tecnicamente sa tanto. Il suo allenatore è un altro di quelli della nazionale che fa i video per insegnare, ha capito, a palleggiare
per insegnare soprattutto la ricezione, ha capito, ad angolare la piattaforma, tutte queste cose, loro dal punto di vista tecnico sono avanti. Gli altri vi stanno pian piano cercando di copiare, capito? Ma dal punto di vista anche della metodologia, ad esempio, da loro la metodologia fa parte di una scienza che studiano nell'università e fa parte di una branca della psicologia. Sono avanti dal punto di vista del mental coach, che loro l'hanno avuto. Per noi il mental coach, ha capito, è uno che dice dai, dai, va tutto bene, il mental coach è tutto un altro lavoro, ha capito? Quindi lui dal punto di vista pallavolistico sa tanto. Vabbè, noi salutiamo il mental coach. No, vuoi aggiungere qualcosa, no? No, no. È stato perfetto, tutto, no? Ha detto tutto, sì, ma chi è che ti ha permesso di fare il salto di qualità come giocatore? Tu sei arrivato in Italia 6 anni fa, quindi... 21 anni. Sì, c'avevo 21 anni, giocavo subito a una squadra competitiva come la Lube. Certo. Non è stato molto facile, però la mia esperienza al college, anche con la nazionale, giocavo con la nazionale 2 anni, 2 estate prima di venire qua, quindi quella esperienza lì con tanti mental coach, con... esperienza, ho imparato tanto dei vecchi, possiamo dire, della squadra che hanno tanta esperienza in Europa e in Italia, quindi ho provato di imparare tantissimo in quegli anni lì e sto imparando anche adesso tantissimo. Ma quali sono le caratteristiche principali che deve avere un fuoriclasse nel ruolo di Maika? Ma innanzitutto lui è preciso. E la cosa principale che vogliono i giocatori è la precisione, soprattutto nel gioco veloce. Se tu nel gioco alto, anche se uno è preciso, piano piano con la rincorsa me l'adatto, la vado a prendere la palla. Ma nel gioco veloce io sono già lì, se la palla non mi arriva nell'ambito di 20-30 centimetri sono rovinato. L'altro lavoro, lui non è un buco a muro, molti palleggiatori a muro sono un disastro. Cioè il suo muro è sempre un muro utile, ha capito? Perché anche una toccata è fondamentale per essere rigiocata. L'altro lavoro lui ha, che in Italia l'ha leggermente perso, ma in nazionale americana lo fa di più, non so se l'allenano di più. Lui col pivot arriva a correre dietro ai palloni che sono anche molto distanti dal target, cioè dalla zona dove dovrebbe arrivare al palleggiatore. Ci arriva bene, arriva sotto la palla e arrivando bene e soprattutto in velocità alla fine, non come si è insegnato fino adesso, che devono correre veloci, poi alla fine rallentano e saltano da fermi. È difficilissimo il lavoro qua. Loro hanno il timing per cui aspetta, vede, corre veloce sotto la palla e da lì la fa viaggiare a sinistra e a destra. Hai capito perché l'abbiamo chiamato? No? Ha fatto una disanima direi perfetta. Grazie, posso dire solo grazie. Però no, diciamo ha sottolineato alcuni aspetti anche del tuo modo di giocare, no? Sì, sì, cerco di fare quello che ha spiegato, come essere un po' più dinamico quando è palleggio, non solo statico, solo, però il primo motivo è essere sempre preciso. Ci sto lavorando tantissimo di migliorarmi in quell'aspetto lì, anche quando sono più dinamico, quando la palla non è buona, e andiamo avanti insieme. Senti, io non l'ho chiesto la settimana scorsa, ma gli abbracci durante la partita non sono consentiti? Non so, abbiamo messo insieme una clip che se Andrea ce la fai vedere, dall'anno scorso a quest'anno mi pare che non ci sia un grande cambiamento. Questo è l'anno scorso, dove c'era un altro mondo. E è così, quest'anno, cioè, vi hanno detto qualcosa, dovete limitarvi? No, se siamo in campo intanto tocchiamo la stessa palla sempre, intanto dobbiamo comunicare tra di noi e siamo una, non so come dire esattamente, ma una squadra dove ci alleniamo insieme, certo, ci studiamo insieme, quindi siete a posto. Dal punto di vista medico siete controllati, quindi molto non è controllati. Che siete estranei che vi incontrate al bar o in discoteche, esatto. E vi abbracciate, quindi non ci sono limitazioni da questo punto di vista, non vi hanno detto di limitare
No, quando siamo in campo siamo abbastanza liberi di fare quello che siamo abituati a fare. Quando stiamo facendo terapia o entrando nella palazzetto, usiamo la mascherina, laviamo le mani bene, che facciamo veramente tutto, perché quest'anno sarà molto interessante, come ha detto anche Righi, che può succedere anche tutto e dobbiamo limitare. La speranza di tutti è che si possa arrivare in un momento in cui anche i palazzetti si possa riempire, il che vorrà dire che sono stati fatti dei passi avanti anche in altri settori, e questo è l'auspicio di tutti. Senta, prof, nella graduatoria dei grandi palleggiatori che sono stati a Modena, Maica a che punto, a che posto lo mettiamo? Partiamo da, non dico se partiamo da Music, ma andiamo un po' più recentemente, no? Da Maurizio a Riccardo, a Ball, a Vullo. Allora, per me un palleggiatore è... non è solamente il tocco, capito? Non è solo il cameriere che Bravo, porta... il cameriere che dà il pallone, ha capito? Uh-huh. E io lo metterei come secondo. Dietro a? Vullo. Dietro a Vullo. Uh-huh. Vullo. Terzo? Beh, io ho avuto Pupo, Pupo, quindi non so, diciamo che fra i primi tre lui c'è. E può scalare ancora, perché diciamo tempo per poter... Sì, sì. Lui adesso deve fare una cosa che... Ecco, gli americani hanno questo, che non sono tattici come siamo noi, italiani. Cioè noi abbiamo sempre avuto poco. Mm-hmm. Questo fa parte anche della nostra storia. Noi abbiamo sempre avuto poco materie prime, pochi soldi. E quindi noi ci siamo anche il nostro calcio era fatto un po' così. Quindi per noi la tattica è fondamentale. E quindi, perché se non hai il massimo, per cui tu giochi per il massimo, tu devi giocare per limitare un po' i danni. Cioè lui quest'anno, secondo me, deve stare attentissimo a gestire i suoi compagni, più a pensare di giocare per fare un gioco, capito, per mettere in difficoltà loro. Secondo me lui deve capire quest'anno è quello che sta andando di più. Mm-hmm. E non è detto che quello che sta andando di più all'inizio del set sia quello che sta andando di più alla fine. Mm-hmm. E non è detto che se è andato bene questo set andrà bene il prossimo. Li deve centellinare. Questo non vuol dire che alcuni se li deve dimenticare, ma quelli che stanno andando bene in quel momento lì gliene deve dare di più. E deve avvertirlo lui, lo sente lui, perché il palleggiatore, io sono stato un palleggiatore, lo sente in quel momento. Non lasciarsi mai andare da un attimo di rabbia, di dire porco cane, te l'ho giata già due volte senza muro, ma l'hai tirata fuori. Hai capito? Allora magari hai l'istinto di voglio vedere se sei imbambito. Hai capito la passione, con che coinvolgimento lui parla di pallavolo, dato che la sua vita è la pallavolo, no? Della famiglia Guidetti di Paolino. Quindi sono utili consigli, no? Per te. Bellissimo queste parole, sì, sono molto utili, io ci provo a migliorarmi in tantissime, anche della cosa tecnica, delle cose mentalmente, delle cose di... Però mi pare che abbia dato una devi grande... Devi diventare maledetto. Maledetto. Ma non nel male, ha capito? No, l'ho capito. Nel capire, ha capito qual è il loro punto debole... E tenerli martellati. Cioè, ad esempio, ho visto una cosa, due cose. Cioè, troppa gente da voi sabato batte in spin serve. Sai cos'è lo spin serve? Sì, sì. Cioè, quando c'era l'esercizio, hai capito? Com'è dello spin serve? Cioè, praticamente uno che batte in salto con la palla che ruota e senza battere forte. Fanno la squadra, di là uno batte spin serve per fare l'esercizio di battuta e ricezione, cioè ricevono tutti da Dio, ecco, sì. È più difficile di un float, perché si appoggiano, cioè se uno batte in spin serve contro,
come si chiama, contro Leon, Leon ricevi bene, sì. Hai capito? Ma se lo cominci a fare un po' spostare, hai capito? Sembra che giri sul ghiaccio in ricezione. Allora, noi ci dobbiamo fermare un attimo, c'è un cambio sedia perché il nostro è una bottega da barbiere, alterniamo un cliente eccellente che io ringrazio come il professor Guidetti, Maica rimane con noi. Ci vediamo per una prossima lezione di pallavolo. Buon per l'amor di Dio. Io dico quello che mi sento. Ecco. È stato un eccellente performance, no? Del professor Guidetti. Sì. Grazie ancora, prof. Niente, ci vediamo un attimo voi. E a presto. Arrivederci. Allora, a cambio di clienti a barba e capelli abbiamo salutato il professor Guidetti, io do il benvenuto a Hermes Ferrari, ciao Hermes. Ciao Paolo, storico, telecronista di Modena, voglio quasi storico, vuol dire che siamo un po' datati, io sono storico, conduttore, giornalista. Quando hai fatto la prima telecronaca, lo diciamo a Maica così, 26 o 27 anni fa. 26 o 27. Probabilmente si quando poteva... è nato lui, nel 93. Cioè, probabilmente si poteva ancora murare la battuta, non lo so. Ho capito. Tutto bene, come stai? Tutto bene, con una gran voglia di ricominciare, una gran voglia di rivedere la pallavolo dal vivo con un po' di pubblico, perché l'ultima partita prima del lockdown quella non con era Monza, sport. No? Non era abbiamo pallavolo. Già avuto una vaga idea in quella partita che cosa volesse dire, no? Giocare senza pubblico, che è stata la partita del congedo quella, no? Sì, una sensazione molto strana. Era l'allenamento. L'allenamento, sì. No? Nel senso che non c'è quella... E diventa difficile, no, trovare, non dico le motivazioni perché le avete sempre, però c'è quel trasporto determinato dalla presenza del pubblico che è quello, un po' la grande forza, no, di chi fa sport a quel livello lì. Sì, no, di solito possiamo dire che diamo il 100% sempre, ma il pubblico ci danno ancora 10%, ancora 15% che ci spinge avanti sicuramente. Cioè, abbiamo fatto questa chiacchierata che tu hai seguito, no, con il professor Guidetti. La tua sensazione su questa squadra con la Hermes? Guarda, io domenica ovviamente ho visto la partita in televisione. Sono stato sorpreso positivamente. Sono stato sorpreso positivamente, come diceva Guidetti, dallo spirito di squadra che c'era e nonostante l'evidente situazione di difficoltà fisica sia di Petris che è in ritardo di condizione, sia di Vettori che ha avuto un infortunio alla spalla che equivale a una frattura alla lingua per chi fa il nostro mestiere, Paolo. Mm-hmm. Per cui, malgrado queste difficoltà, la squadra è rimasta in campo, è maturato un punteggio che non ha fotografato la reale forza delle due squadre, per cui i segnali sono incoraggianti. Carlic ha giocato molto bene, la via ha dimostrato di essere quel giocatore promettente che è, avete già detto tutto di Stankovic, che del resto aveva già un biglietto da visita piuttosto eloquente. Insomma, ci sono secondo me i margini per fare bene. È chiaro, altre formazioni, a partire da Perugia, che comunque qualche problemino interno, al di là dell'assenza di Atanasievic, secondo me ce l'ha, lo dimostra il numero di errori, la Leo Shoes ha la possibilità secondo me di fare bene. Quanto bene lo scopriremo solo vivendo. Sì, diciamo una stagione talmente particolare, c'è anche una particolare predisposizione da parte del pubblico nella speranza che non si abbassi l'interesse in queste situazioni verso lo sport in generale. Però in effetti devo dire che è una squadra stimolante per tutti, lo è per voi, no? Che vi allenate tutti i giorni, ma anche per l'esterno. Chiaro che Modena vorrebbe sempre lottare per il primo posto, lo ha fatto sempre in questi anni pedrignani, no? Chiamiamoli così, però la cosa importante è che comunque la squadra sia rimasta e credo che sia stato fatto un buon lavoro sia nell'organizzazione che nell'allestimento di questa squadra. Mi pare che anche le tue sensazioni siano buone, te l'ho già chiesto prima, insomma, diciamo non è una squadra da sottovalutare, non no. Siete da sottovalutare, no. Sicuramente, no. Ma se fanno così va bene, meglio per noi. Senti, abbiamo visto domenica dove c'era Hermes a Karlitz, questo giocatore tedesco, sì. Che noi non conoscevamo bene, o meglio conoscevate voi che commentate, sì. Le partite settimanalmente, però ha fatto un'ottima impressione, no? Un giocatore anche un po' di forza, in grado di fare punti, senza paura, no? Sì, sicuramente è un attaccante.
che salta come un cavallo, è ancora giovane, che è per me un vantaggio anche per lui di non pensare troppo, di andare, vai, salta e attaccare forte. E lui sta andando al suo livello, sta facendo il suo ruolo, secondo me, molto bene. Ha dimostrato il suo gioco e sicuramente può migliorare come tutti noi. Cioè, comunque non ha soltanto la palla pesante, perché io mi ricordo una palla che ha attaccato da posto 2 con un colpo di polso incredibile. Visto prima nelle sì, ha girato più volte. E ha fatto vedere, cioè, anche in quel momento della gara, tirare fuori dal cilindro un attacco così, perché era, mi pare, il primo set. Sì, importante. Insomma, importante. Non era una palla così scontata. Lui l'ha risolta davvero in modo più che brillante. Insomma, un bel materiale su cui lavorare. Non so se hai una domanda per Maika, ne abbiamo tante da fare ancora. Sì, a Maika volevo chiedere come siete scesi in campo domenica, curiosità, che cosa avevate rispetto a quella partita? Beh, possiamo dire un po' di curiosità, anche molto carichi, molto con la sensazione di divertirci, di dare tutto che ci abbiamo e vediamo come va, più o meno. Che, come ho detto prima, siamo una squadra molto nuova, con tanti compagni di squadra nuovi. È la prima partita che conta, una prima partita che è con i punteggi che contano. Quindi andiamo a dare tutto che possiamo e vediamo come va. Secondo me abbiamo dimostrato una caratteristica di essere fighters, di non mollare mai, anche del secondo set. Abbiamo dimostrato che non abbiamo mollato, anche se siamo stati sotto per un bel po'. E possiamo solo crescere, e quello è un vantaggio, è un punto di forza per noi. La pallavolo è ripartita con grandi sacrifici da parte di tutti, delle società, degli atleti stessi. E ci ha dato un numero la settimana scorsa il presidente della Lega Volley Maschile su quanto è stato il danno per la pallavolo determinato da questo virus. Sentiamo. Se noi consideriamo che il danno è stato in qualche parte suddiviso tra giocatori e società che hanno dovuto ripianare, comunque se facciamo il complesso di tutto quello che è venuto a mancare, abbiamo fatto i conti che superiamo abbondantemente i 25 milioni di euro. 20-25 milioni di euro, no? Che poi dopo, diciamo, legati agli sponsor, mancate entrate, soprattutto nella pallavolo, il botteghino è una voce importante, oltre alle sponsorizzazioni, che ovviamente, fermandoci il campionato a febbraio, inizi di marzo, ci sono stati un po' di problemi. Una bella botta. È stata una bella botta. Che ha coinvolto anche i giocatori, tutto sommato, perché poi comunque vuol dire... Dal punto di vista sportivo, secondo me, la pallavolo ha fatto bene a fermarsi, è stato uno dei pochi sport, assieme al basket, che si è fermato, e se lo poteva permettere perché appunto non c'erano in ballo caterve di soldi con i diritti televisivi. Perché trovo ad esempio molto meno significativo tutto l'epilogo dei campionati di calcio. È dura, è stata una bella botta, è una bella botta, perché immagino che ci siano stati sponsor che non hanno confermato, sponsor che hanno modificato i propri contratti, modulandoli ad esempio in base alla presenza di pubblico. Sì, dal punto di vista societario è una situazione davvero difficile. Sì, per spiegare in pochi numeri, è stato detto che Modena quest'anno ha un budget di 2,7-2,8, che è il 40% in meno di quello che era l'anno scorso, quindi diciamo un ridimensionamento. Vuol dire, anche la squadra è stata fatta tenendo conto di queste esigenze. L'alternativa qual era? Non iscriversi, l'alternativa era Modena tira giù la serranda e niente. Non è successo, fortunatamente, si è ricominciata a lavorare e alla fine è uscita fuori una squadra che sicuramente darà interesse a questo campionato. E anche voi giocatori, in un qualche modo, avete partecipato, avete contribuito in un qualche modo a limitare i danni, no? Dal punto di vista anche economico. Sì, è un sacrificio per tutti e dobbiamo fare tutti i nostri parte di migliorare questa situazione
e via, andiamo. Senti, sull'area discipline, dicevamo prima, il calcio è andato avanti perché ovviamente ci sono i diritti televisivi da rispettare, quindi il calcio in Italia è andato avanti a luglio fino all'inizio di agosto, poi adesso è ripartito. Tu cosa pensi? Hanno fatto bene, hanno fatto male le altre discipline a fermarsi? La pallavolo ha fatto bene a fermarsi? Sì, secondo me la pallavolo ha fatto bene e non... Diciamo che non so tanto del calcio come funziona, come è andato lì, però secondo me la pallavolo ha fatto bene di finire quella stagione lì e speriamo di cominciare anche più forti. E l'NBA la segue in questo periodo? Sì, sì. Loro hanno... Fa un po' impressione vedere anche le immagini di questi impianti con queste figure che appaiono, che sostituiscono il pubblico. È una cosa surreale, cioè una roba che vale la pena guardare solo per quello. A me piace il tennis, la finale di Flushing Meadows è stata una cosa diversa, non c'è nulla da fare, una cosa diversa. Quando tu fai un giocatore fa un bel colpo, sente l'urlo e il calore del pubblico, sei molto più motivato. Quella è stata nell'ultimo set una partitaccia. Sì, diciamo nella pallavolo qualcosa si sentirà, no? Nel senso che con 1250 spettatori non sono 5000, ma non sono nemmeno zero. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, ma secondo me anche per il tipo di approccio che la gente avrà nell'andare al palasport. Un primo passo. Ma anche come... È un primo passo. Cioè, non potevi stare fermo ancora. La gente sarà più tranquilla, più calma, come dicevamo prima. Forse come... No, pensi di no. Speriamo di no. Sì. Beh, sta a voi, no? Nel senso che poi credo che... Sai, se posso dire, credo che forse, magari potrà essere di conforto, Mike, su questo, i giocatori a Modena vivono di più la sensazione di squadra, di quanto non accada, che so, a Civitanova, dove alle spalle c'è una proprietà sicuramente diversa. Certo. Secondo me a Modena forse, e questa potrebbe anche essere appunto una domanda per Christensen, c'è uno spirito diverso anche tra i giocatori. E il fatto di avere un allenatore come Gianni aiuta, perché Gianni questo spirito lo conosce molto, è dentro nel suo DNA. Cosa ne pensi? Sono d'accordo che qua a Modena è diverso, cioè questo aspetto anche del pubblico che ci aiuta tanto, ci dà anche un spirito di siamo tutti uniti, andiamo tutti avanti insieme, non solo un giocatore, due giocatori, siamo una squadra anche con il pubblico, con i tifosi e poi anche Coach Gianni che, come hai detto, conosce bene l'ambiente, anche come essere un campione, quindi ci dà questa esperienza e ci spinge tanto in allenamento in quell'aspetto lì, è un grande aspetto per noi di avere delle sue braccia. Allora, noi ci fermiamo un attimo, abbiamo l'ultima pausa, poi ci ritroviamo qui nella bottega di Barba e Capelli per completare la nostra chiacchierata. No, per chi non conosce la pallavolo o la serie in maniera distratta, con noi c'è Maika Christensen, abbiamo intitolato la trasmissione Capitan Maika, ricordando il Capitan Mickey, che era un vecchio fumetto dell'epoca mia di Hermes. Sì, sicuramente Maika non lo conosce. No, Maika no. E stiamo parlando di un giocatore di livello mondiale, un autentico fuoriclasse che Modena ha la fortuna di avere ancora nel proprio roster, ha fatto una scelta precisa. Credo che tu avessi anche possibilità di andare altrove, non credo che tu non abbia avuto delle offerte l'anno scorso. Forse sì, forse sì, no. Forse no. Forse sì, forse no. Secondo me sì, cioè nel senso che voglio dire, nel contesto della pallavolo internazionale, nel suo ruolo, non è che ce ne siano tanti a questo livello, no? No, direi di no, per cui ci sta che qualcuno abbia cercato di sondare il terreno, magari dal suo agente e non con lui direttamente, però insomma... Ci potrebbe stare. Diciamo che come tempistica tu hai firmato un rinnovo il 6 febbraio, cioè un mese prima che finisse tutto, quindi da un certo punto di vista Modena è stata anche fortunata, anche se tu poi avevi la possibilità eventualmente di uscire da quel contratto, no? Se tu avessi detto guardate io vi voglio bene, però preferisco fare altre scelte, potevi farlo, no? Sì. Avresti potuto farlo, visti i rapporti, credo,
Cioè, è inutile tenere un giocatore qua contro voglia. Sì. Io credo che in questo momento Modena ha bisogno di giocatori che hanno voglia di stare qua, che hanno voglia di accettare questa sfida. Sì, sì, in quel momento lì è difficile, perché ovviamente economicamente ha sofferto Modena un po', certo, come società. Quindi ognuno ha i suoi, diciamo, priorità, ma anche obblighe. Sì, diciamo, tipo, obblighi contrattuali. Sì, di anche economicamente devo pensare della mia famiglia, devo pensare della vita dopo pallavolo. Quindi ognuno ha il suo motivo. Però per sì, me l'ha detto lui, Mike ha fatto le sue riflessioni, ha fatto il suo pensiero, sì, e ha fatto una in scelta. In questo momento è andato bene per me di restare qua. Sono che è un anno importante per te, al di là di essere il capitano, il leader di questa squadra, c'è un obiettivo invece a medio termine, che è quello dei Giochi Olimpici del 2021. Beh, no? Sì, è ancora lontano. È ancora lontano, speriamo per tutto che possiamo giocare con i piedi. Che si possano fare, piedi, però sì, mi pare di sì. Adesso, è chiaro che adesso prevedere quello che sarà a luglio è assolutamente impossibile. Cioè, nemmeno il mago Telma riuscirebbe a individuare. Anche perché non so se davvero ci saranno i vaccini, come ha detto Righi. So che in Cina hanno già iniziato a somministrare centinaia di migliaia di dosi, poi grazie a Dio l'Europa è diversa, qua ci sono dei protocolli un po' più tosti, sì, di certo, quelli che evidentemente usano in Cina, però insomma, sapere quello che succederà nel 2021 è francamente un po' però prego. Questi protocolli e queste metodologie, diciamo, sono una tutela per voi, no? Uno si sente più tranquillo essendo controllato settimanalmente, no? Sì. Da questo punto di vista credo che voi che siete così esposti, no, all'allenamento, al sudore, al contatto con i vostri compagni, credo che sia i tamponi e le analisi ogni quanto le fate? Sette giorni adesso mi sembra, no? Analisi tipo dopo il tampone? Esatto. Un giorno, due giorni mi sa che arrivano i risultati dopo. Sì, sì, no quanti giorni? Ogni sette giorni. Quindi diciamo una costante, consiglio un monitoraggio nei confronti dei giocatori. Ma d'altro canto è così. Non si può. Esatto, il pubblico domenica come si dovrà comportare, no? Questi giorni spiegheranno un po' quelle che sono le. Li abbiamo visti a Perugia, non possono portare all'interno nulla, quindi niente bandiere, niente tamburi, niente di niente, mascherina, rigoroso distanziamento. Però durante la partita si può togliere la mascherina, no? Non penso. Siamo negli spazi chiusi. Quindi mascherina anche durante la partita. E poi stai lì. Quindi tu, Hermes, puoi dire anche le parolacce, nessuno ti vede, no? Assolutamente. Li devo dire a voce molto bassa, dirli. Sì. Se si fischiano un fallo di posizione sul 23 pari. Nessuno per andare in bagno deve essere accompagnato? Secondo me sì, devono chiedere. Devono chiedere a qualcuno di andare in bagno. E l'ingresso inizierà, credo, due ore prima. Sì, gli ingressi sono scaglionati, le uscite sono scaglionate, e purtroppo c'è da prendere tutte le precauzioni del caso. Fortunatamente credo che il Palasport di Modena permetta, ad esempio, un deflusso molto, molto, molto agevole, molto comodo, perché hai tutte quelle rampe che ti consentono di uscire molto velocemente. Non so come la società strutturerà le entrate, so che ogni testata, ad esempio, per quanto ci riguarda, può avere un giornalista al massimo. Sì, già, così fanno meno danni i giornalisti, basta uno per testata. Senti un po' gli ex compagni tuoi dell'anno scorso, immagino di sì, mai con i social ci si parla in tutti gli angoli del mondo, no? Stanno bene? Ivan, sta bene? Sì, sta bene, ci ha fatto anche un grande saluto prima della partita, domenica, quindi anche Anderson, che è in situazione strana lì in Cina adesso. Però vediamo. Hai fatto bene, se andavi in Cina quanti problemi potevi avere tu se fossi andato in Cina, no? Sì. Se sei qua tranquilla, a Modena che parliamo. È stata molto bella anche la vostra reazione al post che ha fatto Zaitsev. Sì, sì. Quasi tutti i giocatori hanno commentato, Stankovic, Mazzona. È un cordone ombelicale che non si è ancora del tutto rotto, è chiaro che purtroppo la situazione è precipitata dal punto di vista così economico a livello mondiale che ha portato a fare delle scelte obbligate la società e i giocatori stessi. Sì,
come diceva prima Cristian, sono uno, cioè uno magari la società tratta uno prova a commentarle e anche a criticarle, però devo dire che diventa difficile, perché comunque io credo sì. che quello che ha fatto Modena l'avrebbe fatto chiunque, anche un qualsiasi tifoso se fosse stato presidente, perché sono stati tutti comportamenti legittimi. Sono stati tutti comportamenti. Comunque, di questa, siccome di Anderson dico in Cina va, resta, tornerà. Sentiamo che cosa ha detto questa mattina Andrea Sartoretti, stimolato dai giornalisti su questo argomento. Una società come Modena deve stare comunque sempre alla finestra, non è che lavoriamo tutti i giorni, quotidianamente. È ovvio che le situazioni economiche di questa stagione sono ben chiare a tutti, e quindi si farà. E eventualmente si valuterà quello che potrà essere possibile, ma non è che possiamo dire chiuso tutto, no. Simona Bolli deve sempre guardare in prospettiva e in avanti, essere ottimista e fiduciosa anche per il futuro. Ha quasi rischiato di dare una notizia a Sartoretti, il che sarebbe un fatto straordinario. Il Modena non chiude la finestra. Vabbè, d'altro canto deve tenerla aperta per monitorare tutto, voglio però dire, non mi sembra un argomento da cavalcare adesso, no, cioè sul discorso di Anderson, ma devo dire semplicemente per rispetto nei confronti di chi oggi è stato chiamato a sostituirlo, quindi devo dire, io credo che Modena debba andare avanti così, poi se ci saranno finestre che si apriranno durante la stagione, ben vengano, però devo dire che Modena è partito in una situazione in cui aveva limitazioni dal punto di vista del budget. Non so se miracolosamente, ma però non mi sembra un argomento di grande attualità. Non so cosa per ora lo lascerei lì anche io, anche perché la squadra domenica ha giocato, la prossima domenica è un'altra partita che può assolutamente giocare, perché in questa fase della stagione soprattutto ogni partita letteralmente fa storia a sé, ogni set fa storia a sé, bisogna vincerne 4. Sì. Ti è mai capitato di vincere 4-7 nella stessa partita? Una volta è capitato, è andato bene anche, sì. Quindi speriamo che di partita portare. In che squadra giocavi? Nel college americano oppure in Italia? Civitanova. Civitanova, ti ricordi l'avversario? Un avversario? Alkbank in Champions. Ho capito. Contro, sì. Non ti chiedo niente di Anderson, perché comunque mi pare che non ci sia niente da chiedere in questo momento, no? Cioè non sappiamo neanche noi sì. che cosa sta succedendo là in Cina. Figuriamoci. Cioè, la voce, lo possiamo dire, la voce è che ci non possa vorrebbero essere questa possibilità che Anderson, visto che in Cina hanno detto che i giocatori stranieri non giocano, possa essere senza squadra. Che bella appunto. Soddisfazione andare a giocare in Cina. Vai là, fai un contratto e poi dopo a un certo punto il governo cinese dice grazie, arrivederci, lì c'è la porta, tornate a casa. Non è una, per quello che dicevo che Mike ha fatto bene a stare a Modena, che non c'è questo pericolo, no? Però ci sono anche altri giocatori che possono poi restare a spasso. Cioè, no, abbiamo parlato di Anderson perché è quello che conosciamo di più. Sì, sì, ce ne sono altri. Insomma, è inutile, come dicevi giustamente tu, parlarne. Concentriamoci sì. su ciò che c'è. Su quello che c'è. Le condizioni di Vettori quali sono? Perché lui ha avuto questo problema di questo incidente in motorino, anche questa disgrazia qua. Sì. Non è ancora, diciamo, anche come mobilità dell'arto, mi sembra ancora un po' ingessato, no? Sì, secondo me dice anche lui che non è al 100%, però sta tornando e sta lavorando tanto per tornare al meglio e al più presto che possibile. Senti, voi avete anche tanti giovani interessanti che sì. per ora giocano poco, però questi giovani forse avranno bisogno e dovranno farli giocare di più, alla luce del fatto che comunque l'Italia ha vinto adesso un titolo europeo under 18, è chiaro da under 18 arrivare poi in una Superlega c'è un po' di differenza, però voi avete i giocatori come Rinaldi, lo stesso Truocchio credo che sia un po' nell'orbita della vostra prima squadra. Porro domenica si è presentato con un ace, esordio un ace, Porrino, è piccolino però diciamo piccolo, uno che un braccio caldo, sì. Braccio caldo, sì. Sì, è un palleggiatore, no, sono molto bravi anche lui, soprattutto loro due che giocano in under 22, under 20, che non sono stati con noi per tantissimo tempo, però quando vengono alzano il livello di allenamento e noi siamo, e questo è molto importante anche per i titolari, che giochiamo contro una squadra, certo. una seconda squadra certo. di livello, ecco.
così. Più alto il livello di allenamento, più si riesce a crescere. Esatto. No? E poi il sogno, credo, di una società sia quella di pensare anche di avere in un futuro non tanto lontano titolari ragazzi che vengono dal settore giovanile. Rinaldi potrebbe essere un predestinato. Mi pare che la Via ha già dimostrato una predomenica di starci bene in quel posto lì, no? Sì, sì. Insomma, sono ragazzi giovani che con uno come Gebrennikov che riceva, con uno che alza come Maika, no? Possono accelerare la crescita. Di sicuro. E Modena avrebbe bisogno di qualche giocatore del vivaio, del proprio vivaio, perché la Via non appartiene al nostro vivaio, e si facciano vedere sul grande palcoscenico. Uno tipo Cantagalli, senza arrivare ovviamente con le punte, però insomma ci manca. Ecco, non ci manca certo il libero, no? Perché comunque Gebrennikov è un giocatore di livello mondiale, un altro, diciamo, miracolo di mercato di Modena, perché riuscire a trattenere Maika avranno avuto dei buoni argomenti per tenerlo qua, ma anche Gebrennikov, la cui arrivo a Modena se ne parlava già a settembre, perché io mi ricordo di aver fatto una trasmissione qua a settembre del 2019 con Rossini, la domanda era: ti risulta che il prossimo anno possa venire al tuo posto Gebrennikov? Quasi a capire che questa squadra era stata disegnata da un certo punto di vista già a dicembre-gennaio, con Maika, con Zaitsev, con Stankovic, eccetera, eccetera, eccetera. Senza Covid, secondo me, questa squadra sarebbe partita con ambizioni ben superiori a quelle che ha. Cioè, si poteva vincere lo scudetto l'anno scorso, Maika? L'anno scorso? Sì. Si poteva vincere. Si poteva, anche, si può dire anche per tutte le squadre, però per me diciamo eravamo in crescita. Non avete dato sempre l'impressione di essere... Vero, però il campionato è stato interrotto, Modena era seconda, non sì, era che eravamo terza, in crescita. Quarto, quinta, Modena era seconda. Sì, però diciamo negli scontri diretti ha un po' faticato. Gli scontri diretti che contano sono quelli dei play-off e la stagione precedente è lì a dimostrarlo, No, perché la domanda era, non abbiamo giocato ancora contro Perugia a casa, abbiamo vinto contro Civitanova in casa, due volte con Trento. Sì, abbiamo dimostrato, secondo me, c'eravate. Un buon livello. Sì, eravamo anche in crescita per arrivare al playoff al nostro massimo. Quindi è sempre così. In teoria è adesso. È tutta teoria, ma noi siamo bravi a teorizzare, no? Poi sarebbe forse arrivato anche Kubiak, l'ha detto la presidentessa Pedrini, non è un'invenzione giornalistica. Le premesse erano notevoli. Alla fine della fiera non è stata Modena a fare ricorso contro il risultato finale che ha portato alla qualificazione della Champions. Consentimi, diciamo che prendiamolo come un anno interlocutorio, questo di preparazione in vista di una... Ragioniamo come quelli della Ferrari, no? Che parlano già del 21, 22, 23, no? Hai usato un brutto paragone. Diciamo, facciamo altro. È meglio Modena Volley oggi della Ferrari, di sicuro. Di sicuro. Modena Volley arriverà ben sopra l'ottavo posto, no? Abbondantemente. Doppiamo. Abbondantemente, sì. Abbondantemente. Sì, ma in una griglia di squadre favorite di quest'anno, secondo te chi metteresti al primo posto? Sono uno che crede molto in noi, quindi è impossibile da dire sì. Che c'è qualcun altro al primo posto, però ci sono, però Trento, c'ho rispetto, c'ho rispetto Trento per tante è una squadra squadre. Che si è rinforzata molto, no? Sì, c'ho tantissimo rispetto per il loro livello, sicuramente Trento, Perugia, Civitanova sono sulla pagina favoriti, però sì. Non è impossibile a dire per me, perché noi non siamo... Al di là di come andrà a finire domenica contro Perugia, credo che sarà importante per voi anche, saranno importanti le prime giornate del campionato. Giocherete subito con Monza al Palapanini, poi avrete Vibo, Ravenna e... Non ho ancora fatto in tempo a studiare. Vibo e Ravenna. Te lo giuro. Sì, diciamo, forse è sbagliato dire partita alla vostra portata, però in una fase come questa... Partire bene aiuterebbe molto. Sicuramente, no? Ti darebbe fiducia. E questo inizio di stagione in particolare è un Monza, po' strano. Vibo, Ravenna e Milano sono le prime quattro partite. Piacenza, più Trento e Piacenza. Piacenza, che ha una buona squadra, ha perso in casa domenica. Sì. E questo inizio o sarà davvero... O è troppo forte Cisterna oppure... No, il problema è che... È questione di amalgama, di riuscire... Di condizione fisica, di amalgama, di abitudine a giocare in questa situazione.
No, dicevo, no, su no, Piacenza. Dico, secondo me Piacenza ha sofferto un po'. Mm. Però è un'ottima squadra. Anche loro sono molto pericolosi. Hanno delle manine pesanti, sì, lì, no? Per quello dico che questa stagione, come hai detto, tutte le partite sono finali per noi. All'inizio queste prime 3-4 partite, anche queste di Perugia, sono molto importanti. Perché poi il problema qual è? Che noi adesso con Perugia ci saranno 1250 spettatori, ma la partita con Monza che inaugurerà la stagione saranno zero, credo. O 200, dico, c'è questo aspetto qua, quindi... Come la mai? Presenza o meno del pubblico, anche quella sarà una variabile impazzita. Tra l'altro, tenendo conto che a ottobre, se non sbaglio, giocate tantissime partite, mercoledì, domenica, quindi nelle quattro settimane sono otto partite e forse fino a metà ottobre non si avrà un'idea se ragionevolmente si avrà un'apertura al 25% degli impianti. No, anche da questo punto di vista, secondo me, il governo aspetta di vedere il post-scuola prima di prendere delle decisioni da questo punto di vista. Senti, Mike, in questi due mesi in cui sei a Modena avrai conosciuto meglio la città, no? Hai visto cose che non avevi visto l'anno scorso perché arrivavi all'ultimo momento, sì. Allenamenti, trasferte, le coppe, le partite, poco tempo libero, no? Invece forse puoi anche fare un giro in bicicletta per la città adesso, no? Sì, non sono mai stato a Modena durante l'estate, quindi ho conosciuto anche il caldo che c'è. Il caldo di Modena, Comunque quasi anche quasi hawaiano. Un po' più umido. Sono ma la piscina d'Ogoli e chiude gli occhi, dice sono le Hawaii e penso di essere lì. Tutto come pensi. No, per fare un giro, uscire anche con i pantaloncini che non uso mai. Infatti noi ti abbiamo sfruttato volentieri in questa versione balneare, ma ci piace molto. È stato un bellissimo periodo anche essere qua a Modena senza... pensare tantissimo delle partite di pallavolo, di vivere relax, qua. Quasi un relax. Sì, soprattutto con la famiglia. Un relax dedicato poi molto a tuo figlio che è piccolino, 2 anni adesso. Sì, quindi sì, non c'è tanto relax con non c'è tanto lì. Relax. Beh, è migliorata però la qualità della vostra vita con lui più tranquillo. C'è più da fare anche. Più con da fare. Bello. E va anche all'asilo adesso, sì? Yes. Quindi tu lo porti tutte le mattine tu o va la tua signora? Alterniamo. Sì. Cioè, c'ho i pesi delle mattine, faccio tutto io. Come si trova lui, l'asilo? A parte bene. Che è cominciata, credo, da qualche ora, no? Dice molto fan. Dice molto sempre fan. Sempre molto fan. E l'italiano lo prova a parlare? Sì, chiediamo che parlano italiano con lui, però va da una scuola bilingual. Bilingue. Per poter non metterlo a disagio, questo povero bambino che dovrebbe rimanere scioccato da questa esperienza. Senti, con il cibo modenese invece abbiamo avuto un feeling... Questa è stata la vera ragione per cui è rimasto a Modena. Cioè di poter stare qua a mangiare il cibo modenese. Però mi pare che lui ha mantenuto ovviamente una forma davvero atleta più che altro. Il mio primo mese sono conosciuto molto bene il cibo, il cibo modenese. Poi dopo hai dovuto pensare che era il caso di fermarsi un attimo, no? Sì, dovevo smettere di mangiare sempre ogni giorno il cibo pesante, però ogni tanto. Però diciamo tanto. Quello che ti tenta di più, la tentazione come cibo modenese che ti stimola di più, qual è? Che tipo di cibo? Sì, quello che ti piace di più. I tortellini e i tortelloni di zucca. Sì. Sempre quello, c'è scritto sul menu modenese, tipo aceto balsamico. Ho capito. Quello lì. Ma questi li consumi al ristorante o anche a casa tua dove forse cucini? Non so se sei un cuoco. Al ristorante, andiamo al ristorante. Meglio che cucinino i modenesi queste cose qua, però abbiamo tanta voglia di imparare anche di portare queste ricette alle Hawaii. Quando andremo in vacanza alle Hawaii quando ci saranno ristoranti modenesi. Magari non ristoranti, però per i miei amici. Ma che cosa vorresti fare alle Hawaii? Cioè, gnocco fritto piuttosto che le tigello, i tortellini, i tortelloni. Cioè, qual è che potrebbero, il popolo hawaiano cosa potrebbe gradire? Secondo me i tortelloni. Anche il gnocco fritto. Okay. Ho capito. Quindi il tuo futuro potrebbe fra 20 anni, 30 anni, quando tu tra l'altro sei laureato in biologia umana, dico bene, sì? Forse sì. Sì, forse sì. No, dico,
laureato forse, no, sei laureato in biologia. Ah, sì, no. Lo dico per la tua attività futura, forse quella di chi lo sa. Si fa dare delle dritte da Luca, visto che Luca lavora nel settore. Cantagalli, che ti può aiutare. Sì, sì, mi può aiutare tanto. Va bene, allora, con questa disquisizione culinaria noi ci congediamo da voi. Ovviamente ringrazio Modena Valley che ci ha dato la possibilità di avere con noi in studio un grande campione come Micah Christensen, che Modena ha la fortuna ancora di poter seguire e speriamo applaudire in maniera numerosa già dalla prossima domenica, sperando che possa cambiare qualcosa in meglio per quanto riguarda l'afflusso del pubblico. Io ringrazio il professor Guidetti che è stato con noi prima, ringrazio Hermes che riprende le sue telecroniche dopo oltre 6 mesi, che andranno in onda come sempre su TRC, che resta un punto di riferimento per tutti gli appassionati. Vuoi aggiungere qualcos'altro? E su Eleven Sport in diretta per i tanti abbonati che assieme alla tessera hanno acquistato appunto grazie alla società Eleven Sport. Niente, buona pallavolo a tutti. Si parte e devo dire che è già una cosa importante partire, no? Poi dopo certo. Ci vedremo e ne parleremo lungo il nostro cammino. Grazie ancora Mike, bocca al lupo per tutta la tua stagione. Ci vediamo magari prima della fine di questo campionato per vedere come sono andate le cose. Di nuovo grazie, noi ci vediamo se volete la prossima settimana per un'altra puntata del nostro programma. Buonanotte.